Buonasera, sono Chiara Zappalà. In questo spazio parleremo dei siciliani andati all'estero che hanno cercato la propria strada di formazione professionale in un altro posto e cercheremo di capire le ragioni che hanno spinto queste persone ad allontanarsi dalla Sicilia. Partiamo col primo contributo che è l'intervista ad Alfredo Motta. Che lavoro fai? Io lavoro come ingegnere del software, quindi mi occupo di sviluppare prodotti software che poi appunto vengono venduti in mercato, un mercato diciamo dell'advertising e della pubblicità. L'azienda ha una sede a Catania, una a Milano e ora una in California. Perché sei andato in California e non a Catania? Perché hai scelto la California? Il motivo per cui ho scelto la California è il motivo per cui è lo stesso per il quale diciamo, ho deciso di partire dalla Sicilia, cioè quello di avere maggiori opportunità, di essere circondato da un ecosistema di aziende che è molto molto attivo, quindi diciamo, continuamente vedo diciamo, aziende che mi interessano, lavori interessanti, in generale il mercato è molto attivo, quindi diciamo, per me si traduce in moltissime opportunità, cosa che purtroppo non posso dire della Sicilia. A Catania possiamo parlare di aziende che mi possono interessare o che possono essere interessate al mio profilo, veramente si contano sulle mani, quindi possiamo parlare di meno di 10 aziende, mentre se già andiamo su un mercato come Milano, possiamo parlare di decine di aziende che mi possono interessare e che insomma valorizzano quello che è il mio profilo professionale, mentre se andiamo proprio in California, diciamo, è chiaro che lì è il cuore dello sviluppo software mondiale, quindi si parla di centinaia di aziende, centinaia di campi che mi si aprono di fronte. In Italia lo stipendio e l'ingresso per un ingegnere del software si parla al netto intorno ai 1.100 euro, questo è lo stipendio all'ingresso in Italia, mentre negli Stati Uniti è almeno raddoppiato, si arriva tranquillamente a 2.500-3.000 all'ingresso per un ingegnere. Considera che nella Silicon Valley gli ingegneri, un bravo ingegnere del software può arrivare a prendere tranquillamente può prendere 100.000 dollari l'anno, quindi si parla di opportunità grandi se uno ha la formazione professionale per poter puntare a questa posizione, a questi lavori. Questo significa che non tornerai a Catania. Non lo so, però sicuramente io sono sempre e comunque innamorato della mia terra, però è chiaro che in questa fase della mia crescita e del mio sviluppo professionale quello che mi interessa è avere maggiori opportunità possibili, avere l'opportunità di crescere, avere l'opportunità di imparare e poi chissà, non lo so, non si può mai dire se la mia terra cambi col tempo, però sicuramente la situazione adesso non è la migliore. Grazie Alfredo. Prego. Io sono Luca Vullo, sono un regista produttore siciliano e ho la mia casa di produzione in Sicilia da diversi anni, dal 2006. Produco i miei film soprattutto girati in Sicilia e con tematiche che in qualche modo raccontano la mia terra, però da un po' di tempo a questa parte, per necessità di sopravvivenza e di lavoro, sono stato costretto a spostarmi dalla Sicilia e dall'Italia in un altro paese. Adesso vivo a Londra e torno spesso in Sicilia per cercare di continuare i progetti che ho seminato nell'arco degli anni, ma comunque non ci riesco più a vivere. Non ci riesco più a vivere sia in termini economici, sia in termini proprio di sistema. Insomma, non mi sta bene come funziona. Erano le cose. Quindi purtroppo, ahimè, sono uno di quelli che per necessità è obbligato a spostarsi dalla Non propria sarò terra. presente alle lezioni di quest'anno, proprio perché sarò a Londra,
In ogni caso, sarebbe stato per me difficile votare quest'anno, come tutti gli anni fondamentalmente, però ecco, sicuramente sento che c'è una voglia di cambiamento, sento che ci sono degli spiragli di luce. Ma io personalmente, la mia speranza di, tra virgolette, rivoluzione sociale nel mio territorio, non dico che l'ho persa, ma un po' si è spenta. Per cui, farei fatica a scegliere chi votare. Di sicuro non voterei sempre gli stessi, diciamo. La mia storia. Io sono una giornalista professionista nata a Catania e un anno e mezzo fa ho deciso di lasciare l'Italia perché il sistema italiano non è adeguato al mio modo di vedere le cose e ho deciso di proseguire i miei studi in Francia, a Parigi. Ho fatto un master on, e qualche giorno fa ho discusso la tesi di primo anno e l'anno prossimo continuerò con il master 2 in cinema antropologico e documentario e forse farò una seconda specialistica in antropologia delle immagini. Perché è facile studiare in Francia? Quando sono venuta avevo già trovato un lavoro dall'Italia, ho fatto la ragazza alla pari per un anno con un contratto regolarmente registrato e con un salario sicuramente più alto di tutte le babysitter, dei babysitter in Italia, ma non solo, in certi casi anche più alto di molti miei colleghi giornalisti che prendono 4 euro a pezzo ad articolo. Essendo registrato il contratto, quest'anno ho diritto a un assegno di disoccupazione mensile di circa 600 euro al mese, a cui si aggiungono 200 euro circa di sussidio sull'affitto della casa, cioè una somma di denaro che mi permette di vivere tranquillamente, di non chiedere denaro ai miei genitori in Italia e di proseguire tranquillamente i miei studi. Parliamo del costo di questi studi, quanto costa studiare a Parigi? Un anno di specialistica in un'università pubblica costa 250 euro e non parliamo della prima tassa, della prima rata delle tasse universitarie, parliamo di quanto costa un anno di specialistica a Parigi. Comparata alla tassa universitaria in Italia è una cifra irrisoria, soprattutto dopo gli aumenti dell'ultimo anno. Sicuramente la situazione della Francia è una situazione privilegiata e parliamo di una nazione, di uno stato, non parliamo del livello regionale, però credo che i candidati debbano tener conto delle difficoltà di un giovane siciliano a portare avanti i propri studi, in relazione anche al mercato del lavoro che è quasi inesistente, Alfredo ce l'ha raccontato. Alla luce di queste esperienze, di questi racconti, quella di Alfredo e la mia storia, lanciamo quindi una serie di domande, di suggestioni ai candidati, quindi chiediamo di parlarci di come il programma di ciascuno venga incontro ai giovani studenti e lavoratori siciliani, quindi che ci raccontino un po' come vedono il futuro di questi giovani. Grazie.